E queste sono immagini che noi abbiamo guardato, insomma, le proponiamo a chi ci sta guardando, le vediamo insieme a lei. Foto, video che erano stati realizzati, sono stati realizzati dai volontari della Onlus for Life e sui canali YouTube le abbiamo cercati in queste ore. Ovviamente sono immagini anche risalenti negli anni, no? Sono di qualche anno fa, quando ancora, ecco, però vediamo che era in costruzione la casa del fanciullo che Rita ha realizzato, i bambini che lei ha voluto prendere con sé. E bambini, diceva lei in un'intervista del 2008 che ho visto proprio ieri, che appunto, e li vediamo qui, ora sorridono. Lei era andata in Kenya, aveva visto, era andata in Kenya in vacanza, aveva visto questi bambini fare lezione sotto gli alberi, nel periodo delle piogge, esposti a tutto, alle intemperie. Quindi la prima cosa da fare, realizzare lì una scuola. E da lì poi ha cominciato il refettorio, la stanza del direttore in fase di allestimento. Insomma, tanta, tanta gioia. Certo ora anche volontari sgomenti, quasi disperati, no? Il primo commento del primario, che è il presidente della Onlus, è stato ovviamente di dire non so come ora posso continuare, perché lei era il vero motore, non lo dimenticava mai, tornava in Molise e portava con sé la Onlus, portava con sé i Triventini in Africa. Noi a Primo Piano Molise abbiamo spesso pubblicato con grande piacere i suoi un po' diari appunti di viaggio attraverso i collaboratori, no, di Trivento che si occupano della pagina di Trivento. Era un po', insomma, parte della famiglia di Primo Piano Molise e infatti ci ha fatto molto piacere e anche insieme anche molta tristezza rileggere le cose che lei scriveva e che abbiamo pubblicato in questi anni. Però ecco, come diceva Petra Roja, fare qualcosa che resti e continuare, forse, ecco, ora avere un pensiero per questa casa del fanciullo, capire come va, come sta andando, come possiamo dare una mano noi a questa Onlus, farla diventare anche un po' nostra di tutti noi molisani, no? Ma io penso che se ci impegniamo insieme agli amici dell'Associazione For Life di Novara, è chiaro che in queste prime ore ci sta lo sgomento, Certo, c'è il ora non è dolore, questo il c'è anche un momento. abbattimento psicologico perché le persone che si vedono all'improvviso prive dell'entusiasmo, dell'energia, di una figura straordinaria come quella di Rita, si sentono anche perse. Però poi ci sarà un momento in cui bisogna ripartire. E la cosa più concreta è fare in modo che quella casa del fanciullo non si fermi. E se uniamo le energie, le forze e anche le disponibilità di una parte del Piemonte, della comunità triventina e quello che insieme noi possiamo fare, guardate che il Molise è molto più forte di come lo si descrive. Io ricordo sempre che sono andato il 24 maggio del 2003 a visitare gli orfanotrofi della Bosnia-Erzegovina insieme ai genitori della scuola di San Giuliano di Puglia. Siamo andati così per vedere se si poteva avviare una accoglienza e ospitalità di chi aveva perso i genitori nella guerra della ex Jugoslavia, 2003. Stiamo nel 2015, si sono costituite due associazioni. E ogni anno il Molise 60 famiglie che sono diventate anche diverse in tutta la regione hanno accolto ed ospitato in estate e a Natale 60 bimbi orfani che poi hanno anche ruotato tra di loro. Il tutto è partito da due genitori che avevano perso i bimbi a San Giuliano di Puglia, che insieme a me, con l'aiuto della CGIL di Enna, l'Associazione Luciano Lama, Sì. siamo andati lì. Abbiamo visto quelle sofferenze e quelle difficoltà e da lì è nato un motore. Poi, una volta che abbiamo avviato il progetto, cioè, in qualche modo no, ci siamo giustamente ritirati perché quelle poi sono cose operative, ma il Molise, noi dobbiamo essere orgogliosi, è stato capace in 11 anni di fare questa cosa così bella e così grande. Noi quindi se ci mettiamo siamo nella condizione perché quella casa del fanciullo, quel sorriso di quei bambini non deve essere cancellato.
Dobbiamo fare in modo che ci siano altri strumenti, altre modalità, perché attraverso da un lato un'azione culturale di sensibilizzazione che rimane nel tempo, poi ci deve essere una ricaduta concreta perché soprattutto gli orfanotrofi possono continuare con l'associazione For Life e con l'aiuto anche delle comunità di Novara, di Trivento, del Molise e con il prezioso apporto che voi potete continuare a dare anche nel nome e nel ricordo dell'azione di questa grande volontaria molisana. Io credo che questo deve essere l'obiettivo e ce la possiamo fare. Cioè, altra azione semplicissima, io ricordo che venne una volta Suor Filomena, questa donna esile che dal 1968 partì da Cercemaggiore per andare in questo villaggio sperduto del Camerun con due consorelle e poi ha messo su due orfanotrofi e da allora fa delle cose straordinarie. C'era una ragazza in mezzo al pubblico che ha cominciato a seguire questa vicenda, una ragazza di Jersey. Sono tre volte che va in Africa. Eulalia, l'ultima volta c'è stato un anno e sette mesi, è ritornata tre o quattro mesi fa di Jersey, e quello che ci raccontava era proprio questo: quando un bambino che viene abbandonato lo si porta all'interno della struttura, gli si dà le cure, lo si veste, lo si accudisce, e poi quel bambino che ti sorride. Quindi Eulalia dice: quella è la cosa più bella che ti ripaga del fatto che io per un anno e sette mesi sono stato lontano dalla mia famiglia, dalle mie sorelle, da mia mamma. Cioè è un qualche cosa che parla più a una società fondata sulla solidarietà, sulla coesione, sulla giustizia sociale, ma non come concetti astratti. Questi concetti sono destinati a morire se non vivono attraverso l'esempio di vita concreto, operativo, di persone. Allora, quelle opere che sono state avviate, dobbiamo fare in modo che non si devono fermare, devono continuare ad andare avanti. Bene, grazie allora a Michele Petraloia e approfitto ancora della sua presenza per mandare un messaggio che mi sembra importante. Condivido con lui quello che diceva, che allora questi sono anche momenti di dolore e anche di silenzio in cui purtroppo noi giornalisti non riusciamo a lasciare in pace quanto dovremmo e vorremmo i familiari che subiscono lutti così tragici e assoluti, e però è anche importante il nostro lavoro perché non si dimentichino le persone, quello che hanno fatto, anzi vengano valorizzate. E dico questo per dire che stiamo per ascoltare l'intervista al sindaco di Trivento Domenico Santorelli, che ha incontrato questa mattina sempre il direttore Pierluigi Boraggine e con cui ci eravamo sentiti perché io volevo che anche lui fosse qui in studio con noi a testimoniare appunto il dolore della comunità triventina, comunque come stavano reagendo. Con lui avevamo valutato insieme a lui anche la possibilità di chiedere un contributo anche a qualcuno dei familiari e poi ci siamo risentiti e il sindaco mi diceva intanto che i familiari ovviamente non se la sentivano, non è il momento di stare sotto i riflettori, questo è ovvio, e che quindi avevano scelto insieme a lui anche una scelta diciamo di basso profilo, quell'essere nel midollo molisani, no? come diceva lei prima, di vivere le proprie cose in silenzio, nel silenzio dovuto ad un lutto del genere. Quindi con il sindaco abbiamo convenuto che era importante che ci fosse la voce della comunità di Trivento, ma c'era con le interviste e con la sua intervista. Questo insomma a chiusura per dire che Trelegione ovviamente rispetta scelte di questo tipo e in qualche modo ci scusiamo anche per essere invasivi e invadenti in questi momenti, però tutto questo è superato dal fatto che il nostro intento era e resta semplicemente solo quello di rendere omaggio alla memoria di una persona che appunto ha reso il mondo un po' migliore. Un po'. Io volevo aggiungere a questo proposito, ieri mattina oltre a parlare con il cugino, con Tonino, Fossa Cieca, ho parlato sia con Domenico che con il fratello. Lì c'è anche un legame affettivo personale. Certo, certo. Cioè, certo. Sia Domenico che Marcello si sono emozionati quando abbiamo parlato per telefono, perché
c'è un afflato di quella comunità e c'è una sensibilità particolare di Domenico nei confronti anche di questi temi del sociale che lo portano anche a vivere questo momento con un grande trasporto che merita di essere rispettato. Assolutamente. Io colgo questa circostanza anche per ringraziare quella comunità e chi la rappresenta anche per questo stile, che è proprio lo stile del Molise, cioè quello di cercare di essere sempre sobri. Allo stesso tempo esprimo un apprezzamento nei vostri riguardi perché noi viviamo in una società che sostanzialmente è una società un po' particolare. Adesso si sta discutendo di questa vicenda e si rischia che se nessuno racconta le cose belle passa soltanto un messaggio di violenza. Invece voi avete fatto bene a dedicare uno spaccato dove venisse fuori anche il messaggio dell'animo, del cuore, il messaggio di amore verso il prossimo che Rita portava con sé. Ed è giusto che i molisani, che la nostra comunità, si impossessi di questa informazione per condividere le emozioni, ma anche per condividere una fierezza e un orgoglio di carattere culturale che passa attraverso anche questa vostra iniziativa. Grazie al vicepresidente della regione Molise Michele Petraroia per la sua testimonianza, come dicevo, umana prima ancora che istituzionale, e per questo la scelta appunto dell'ospite e della cifra della trasmissione.